un momento di confronto, di dialogo tra donne impegnate in politica, nell'associazionismo e nell'imprenditoria. Sono state presentate le 7 giornate seminariali nella sala convegni dell'ASL di Piazza Annunziata, un'iniziativa promossa da un comitato di donne per discutere in primis delle differenze nella politica tra uomini e donne, delle difficoltà che le stesse incontrano negli ambienti istituzionali, ma soprattutto per promuovere la diffusione della cultura di genere. Un percorso formativo e itinerante per capire che le donne ci sono state e ci sono ancora adesso, in questo momento storico dove la politica si è svuotata, non ci sono più valori politici, non c'è più etica politica, non c'è passione. Noi con questo progetto, che inizia a febbraio, sono 7 giorni seminariali, vogliamo iniziare a parlare con le giovani donne, quindi avvicinare le nuove generazioni, siano donne o uomini, alla politica vera, quella che si fa per strada. La donna prende cura della famiglia, prende cura dei figli, prende cura dei genitori e prenderà cura anche della politica. Alla presentazione hanno partecipato le senatrici PD Anna Maria Carloni e Rosaria Capacchione. La Carloni ha parlato dell'esperienza di Emily, la scuola di alta formazione per donne di governo, e dell'inserimento della doppia preferenza di genere. Io allora, insieme a Franca Chiaromonte, guidai l'esperienza di Emily, che da cui nacque la proposta della doppia preferenza, e noi insistevamo moltissimo sulla formazione secondo un'idea che la politica non debba essere una professione, però debba prevedere una forte professionalità e competenza. La doppia preferenza sicuramente è stata un veicolo attraverso il quale molte più donne sono entrate nelle istituzioni regionali. Basti ricordare che prima della legge regionale campana c'era una donna eletta in consiglio regionale, oggi ce ne sono molte. Certamente non è che basta esserci, bisogna esserci con competenza. Tutti questi anni però di prima e di seconda Repubblica le donne sono sempre state più forti nei movimenti che non all'interno delle istituzioni. Oggi l'aria sta cambiando. Rosaria Capacchione invece ha raccontato della sua esperienza di giornalista di cronaca nera negli anni in cui il mestiere era appannaggio di soli uomini. L'epoca in cui ho iniziato io, ormai 32-33 anni fa, a occuparmi di cronaca nera, dove si era in pochissime le donne, quasi nessuna, io nella mia provincia ero la sola, in ambienti che allora erano quasi esclusivamente maschili, dove si veniva accolti con molta condiscendenza, con un po' con il sorrisetto, una grossa sottovalutazione, che però questo aiutava, alla fine diventava una furbizia perché non ti calcolavano granché, pensavano che siccome eri donna eri certamente scema. E quindi poi alla fine invece lavoravi meglio. Il problema è quello successivamente della carriera, perché poi nei posti di comando, diciamo così, delle redazioni giornalistiche, a meno quelle televisive meno, perché la presenza femminile aiuta, ma nella carta stampata molto di più, in maniera più marcata, a meno che non sono riviste femminili, cosiddette femminili, le donne ai vertici non ci sono. Non c'è Corriere della Sera, non c'è Repubblica, non c'è La Stampa. Nel mio giornale al mattino le donne hanno ricoperto incarichi di vertice esclusivamente in cultura e spettacoli. Una capocronista donna non l'ho mai avuta. Né io sono diventata, pur essendo completamente disinteressata a quel tipo di carriera, né sono stata mai presa in considerazione da questo punto di vista, perché poi comunque la gestione del potere all'interno delle redazioni giornalistiche continua a essere appannaggio esclusivamente maschile. Importa relativamente, importa più non a me ma nella prospettiva, perché invece l'occhio femminile probabilmente avrebbe potuto fare molto di più. La giornata è stata dedicata alla memoria di Umbretta Argenzio. A febbraio prenderanno il via gli incontri, che vedranno la partecipazione di esperti in base ai vari temi che saranno affrontati.